gli amici sportivi, parte l'ennesimo appuntamento con Day After, la trasmissione che approfondisce quelli che sono stati i temi della domenica, in questo caso una bella e rotonda vittoria del Foggia che batte il Nardò 2-0, ma la notizia della serata, della settimana è che questo Foggia insomma è a un solo punto dal Bitonto, ha recuperato ben 4 delle 5 lunghezze con cui i neroverdi comandavano la classifica. Foggia che si avvicina alla vetta del campionato e domenica prossima c'è anche la possibilità di poter superare magari anche l'attuale capolista. Ne parleremo diffusamente questa sera anche con voi, potete interagire con noi di Mitico Channel attraverso il numero che vedete anche sui vostri schermi, potete chiamarci per dire il vostro pensiero e anche per commentare quella che è stata la domenica dello Zaccheria. Noi ne parleremo questa sera con un ospite d'eccezione, Andrea Cadili, difensore del Calcio Foggia 1920. Buonasera a tutti. E grazie soprattutto per essere qui con noi, così come ringraziamo anche l'ufficio stampa nella persona di Mario Ciampi del Calcio Foggia che ci ha dato la possibilità di avere ospite Andrea qui con noi questa sera. Ancora Sara Eronia, questa volta, questa sera in veste di opinionista e non di conduttrice, visto e considerato che è impegnata in una consorella di Mitico Channel in una trasmissione del venerdì sera. Grazie Sara, buonasera. Buonasera, grazie a te per l'invito, Tiziano. E allora con te parleremo anche del momento Foggia. Ritrovo con piacere, come tutti i lunedì sera, Domenico Cattaneo. Ciao, buonasera a tutti. Una bella domenica, Domenico è un gioco di parole, è una bella domenica, dicevo, Foggia che vince e soprattutto arrivano belle notizie anche dagli altri campi. Sì, sì, è stata sicuramente una domenica importante dal punto di vista dei risultati perché è conciliata la nostra vittoria con dei passi falsi delle nostre dirette avversarie. È un qualcosa che poteva accadere, tra virgolette doveva accadere perché ce l'aspettavamo tutti, però dobbiamo concentrarci sempre su noi stessi e sul grande lavoro che stanno facendo questi ragazzi. Allora, Andrea Cadili, con te entriamo subito nel merito di quelli che sono gli argomenti della serata. Lo dicevamo anche ieri dopo il match dello Zaccheria, un Foggia che è passato nel giro di 7 giorni da essere brutto come quello di Casarano a una squadra invece che ieri tutto cuore e volontà ha portato a casa i 3 punti e poi è stata aiutata anche dai risultati degli altri campi e nel giro, dicevo, di 7 giorni ha recuperato in classifica. Che momento è stato questa settimana, considerato che ci sono state anche delle novità a livello di assetto tecnico? Come l'avete vissuto il dopo Casarano e soprattutto come state vivendo questo bel momento dopo la vittoria di ieri? Allora, partirei col parlare della preparazione della partita. Non è stato facile. Non è stato facile, però allo stesso tempo sì, perché dopo una brutta sconfitta come quella di Casarano tu devi fare una cosa, reagire. E reagire nel modo giusto, non andando dicendo noi siamo quelli, noi abbiamo fatto. Dovevi far parlare il campo. E penso e spero che abbiamo fatto parlare il campo, perché se vinci... Ma quest'anno hai collezionato 22 presenze per la maglia rossonera, da un po' di 2 settimane sei in pianta stabile in formazione. Stai bene, stai godendo bene, come sei contento di questo momento che stai vivendo? Buonasera Tiziano, sono Ennio da Foggia. Ciao Ennio, immancabile sì. anche in questa trasmissione. Dici certamente tutto. Senti, volevo fare 2 domande a Andrea Cadili. Qual è secondo Andrea il modulo che a lui, diciamo, è più confacente? E poi soprattutto
che cosa ha significato per lui quest'anno indossare la gloriosa maglia del Foggia, proprio in vista anche di questo centenario, insomma, che chiaramente ne esalterà la storia, insomma. Ecco, vi ascolto volentieri tramite Facebook, va bene? Grazie Ennio, continua a seguirci, grazie. Allora Andrea, a te le risposte. Allora, parto con la prima. Per quanto riguarda il modulo, penso che non sia importante il modulo 3-5-2, 5-3-2, 3-4-3, penso che sia importante l'atteggiamento, e l'abbiamo dimostrato domenica, perché usiamo lo stesso modulo praticamente da inizio campionato e abbiamo fatto delle ottime prestazioni e altre meno decenti, diciamo. Quindi il modulo è relativo, è l'atteggiamento quello che conta e l'abbiamo dimostrato. E poi la seconda domanda era... Vestire la maglia del Foggia, insomma, nell'anno del centenario. Penso che vestire la maglia del Foggia al di là del centenario sia un'emozione pazzesca. L'avevo già detto quando ti incontrai qualche mese fa e il boato al gol era un'emozione pazzesca. Parliamo alla fine di quella partita quando ti intervistai per un'altra emittente. Allora, non so se si è capito, Andrea Cadilli è nato in un paesino a 50 chilometri da Cagliari, San Gavino Monreale, giusto? È nato il 5 giugno del 99, quindi prossimi 21 anni, e quindi insomma giovanissimo. Tu hai fatto tutta la trafila nel Cagliari, hai giocato nell'Under 17, Under 19, hai fatto anche qualche presenza nella primavera del Cagliari. Sì, sì. E quindi poi l'arrivo a Foggia. Hai vissuto il trasferimento a Foggia e come stai vivendo la tua permanenza qui in questa città e soprattutto con questa squadra? Per quanto riguarda il trasferimento è stato, diciamo, non molto semplice all'inizio, perché è successo tutto in fretta e ci siamo sentiti col mister e pronti e via. Nel giro di qualche ora ho preso subito il primo aereo e mi sono recato a Campitello Mattese, dove abbiamo svolto il ritiro estivo. È stata ed è per ora un'avventura abbastanza positiva per quanto mi riguarda. Spero anche per la squadra in generale che finisca nel migliore dei modi e nient'altro. C'è qualcuno che ti guarda, insomma? Penso di sì. C'è qualcuno che ti guarda? Sì, una persona ormai importante. Allora, Sara Ironia, Foggia batte il Nardò, dicevamo, arriva questa bella notizia dai campi di Vallo della Lucania, dove il Cerignola perde, da Bitonto, dove il Brindisi impone il pareggio alla squadra di casa. Foggia che arriva a un punto dalla vetta, è cambiato tutto nel giro di una settimana? Diciamo che fino alla settimana scorsa era stata una brutta settimana per via dei risultati e per la distanza dal Bitonto, però noi abbiamo sempre detto di dover fare un campionato, diciamo, a parte, seguire la nostra strada e soprattutto il modo in cui è giunta ha creato presupposti perché
bisognava creare, dare una reazione, dare una svolta e dare una risposta a quel tipo di partita. Sicuramente la società è stata vicino ai ragazzi, si sono sentiti più volte, si sono confrontati durante la settimana anche col mister. La valutazione dal punto di vista tecnico-tattico non entro in merito, perché voglio dire è un aspetto abbastanza, come posso dire, specifico del campo, insomma. Però per quello che riguarda noi, gli equilibri sono facilmente da gestire in queste piccole scelte. Nel momento in cui resta la difesa a 3 e un quinto o un uomo di centrocampo si sposta un po' più avanti col 3-4-3, che poi può essere, diciamo, tra virgolette sovrapponibile per quanto riguarda gli aspetti del non possesso palla, ti dà la possibilità semplicemente di creare anche una sorpresa per gli avversari, perché io credo che la prima difficoltà sia stata quella del Nardò di adattarsi a un trio offensivo e quindi prendere le contromisure in modo diverso. Magari la partita era stata preparata anche diversamente. Secondo me sì, e adattarsi poi di conseguenza non è mai semplice durante la partita, e poi non bisogna sottovalutare, senza nulla togliere a tutti gli altri, comunque Salvi ha fatto una grande prestazione, la sua presenza in mezzo al campo dal punto di vista dell'esperienza, senza, ribadisco, nel momento in cui manca anche Gentile, un uomo di esperienza come lui ci dà quella mano in più a tutti i ragazzi, a tutta la squadra, e quindi dà quegli equilibri che sono importanti. Beh, insomma, anche la scelta del tecnico di mandarlo in campo subito dopo la ripresa, dopo l'infortunio, insomma. Ma in questo il mister è coerente, cioè il discorso, lui durante la settimana il giudizio che formula poi per fare la squadra non viene condizionato da nulla, non viene condizionato dagli infortuni, non viene condizionato dalle prestazioni precedenti, non viene condizionato dai primi due allenamenti rispetto agli ultimi due. Ha bisogno di fino al sabato precedente che fa le scelte e una costanza di rendimento. In questo Andrea è stato molto bravo, perché si è riconquistato un posto con un suo diretto amico come Diego, che anche lui faceva molto bene, stava andando molto bene. Questa è stata una bella lotta tra i due, sono due ragazzi veramente forti che sono contenti di averli, e quindi chi va in campo poi alla fine fa vedere proprio le proprie qualità. Sicuramente. Allora, direi con l'aiuto della regia andiamo anche a dare un'occhiata a quelli che sono stati i risultati di questa 26esima giornata di andata del campionato di Serie D, girone H. Li vediamo già sugli schermi: Sorrento Grumentum 2-1, Gladiato 0-0, Francavilla Nocerina 2-2, Foggia batte Nardò 2-0, Agropoli 1 Gravina 2, Gelbison Cerignola 2-1, Andria Fasano 1-0, Bitonto Brindisi 1-1 e Altamura Casarano 0-0. Questa la classifica è maturata dopo 26 giornate: Bitonto a 55 punti, Foggia a 54, Sorrento che si riposiziona al terzo posto a 50 punti con il Cerignola che torna quarto a 49. Poi il Casarano a 42, Taranto 40, Gelbison, Gravina e Fasano 34, Gladiator 33, Altamura 32, Brindisi 31, Andria 29, Nocerina, Grumentum e Nardò 27, Francavilla 25, Agropoli 14 punti. Allora, prima di cominciare a parlare un po' della classifica, io tornerei un attimo sulla schermata dei risultati di ieri. Andrea, si giocavano tre gare, quella di Sorrento, di Bitonto e quella di Vallo della Lucania, dove c'era il Cerignola, dai quali campi sicuramente ci si aspettava qualche risultato negativo delle concorrenti alla promozione. A parte il Sorrento che era in svantaggio, che poi ha ribaltato il risultato, notizie positive dicevamo da Bitonto e addirittura da Vallo della Lucania, dove il Cerignola, che era la squadra più in forma del momento in classifica, perde addirittura l'intera posta in palio. Vi aspettavate voi, al di là del bel risultato con il Nardò, vi aspettavate questi risultati dagli altri campi? Sinceramente sono delle sorprese, perché il Bitonto che va a pareggiare col Brindisi e il Cerignola che perde col Gelbison non sono risultati che ti aspetti, nonostante sia il Gelbison e il Brindisi siano due ottime formazioni. Però volevo specificare che noi dobbiamo guardare solo il nostro cammino e non focalizzarci più di tanto sulle altre squadre, perché finché siamo artefici del nostro destino, bravo, non dobbiamo, bravo, guardare gli altri. Sara, a proposito
proposito dei risultati, anche della classifica che si è andata delineando, tu ti aspettavi questo Bitonto che insomma nel giro di 4 gare ha dilapidato quello che era il vantaggio che aveva guadagnato sulle dirette concorrenti? Allora, io diciamo che credevo nel Foggia ed ero un attimo sfiduciata nel momento che avevo visto prestazioni che non erano da Foggia, quindi automaticamente era scattato un po' quel meccanismo, sai, brutto da dire, però ti cadono le braccia e stacca il Bitonto di 5 punti. Però quando vedi che Foggia ingrana un'ottima prestazione, ottime partite, porta a casa dei risultati più o meno positivi e il Bitonto ne perde, prendi coscienza di quello che sta accadendo e di quello che può essere un bellissimo momento Foggia e un momento negativo del Bitonto, che può succedere, cioè è successo a tutti, succede alle grandi squadre, nel mese di gennaio. È successo a noi dopo la pausa natalizia e speriamo che non si ripeta. Come diceva Andrea, siamo artefici del nostro destino, quindi dobbiamo continuare così, non avere più momenti di blackout, perché i ragazzi sanno quello che fanno, il mister prepara bene ogni singolo allenamento e ogni singola partita, e quindi sono risultati che ci meritiamo noi come tifosi, ma che si meritano i ragazzi dopo tanti sacrifici che mettono durante la settimana. Allora, dovremmo avere un'altra telefonata prima di andare da Domenico e magari parlare anche con lui della classifica. Vediamo chi c'è in diretta con noi. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, con chi parliamo? Sono Rino, buonasera. Ciao, buonasera. Allora, dici tu, da dove chiami? Beh, in questo momento non sono a Foggia, comunque diciamo che chiamo da Foggia. Ok, va benissimo, dici. Allora, innanzitutto quando mi trovo di fronte alla famiglia Eronia mi sembra... Che succede? Siccome seguivo telefonicamente, dicevo, è chiaro, voi arrivate, sì, è questione di tempistica, diciamo. Quando mi trovo di fronte alla famiglia Eronia, inevitabilmente devo fare un tuffo nel passato e salutare indirettamente il caro Vittorio Eronia, lo dico perché io sono stato un dirigente del settore giovanile del NAG di Vittorio Eronia, e parliamo prima degli anni 70 naturalmente, quindi è con Vittorio Eronia e con Mario Eronia, quindi conosco bene tutta la famiglia, quindi un caro saluto, un abbraccio ad una famiglia che il pallone lo ha nel cuore, l'ha sempre avuto nel cuore. La domanda che faccio è, abbiamo ringraziato per le belle parole. Sì, dicevo che viene rivolto in particolar modo a Cadilli, no? La domanda, ma è una risposta che può dare chiunque. Io chiedo solo ed esclusivamente questo: fino alla fine del campionato, possibilmente, se evitiamo di andare in conflittualità con gli arbitri, se evitiamo di fare qualche le ammonizioni purtroppo nel calcio sono inevitabili, ma dobbiamo cercare di evitare questo per non incorrere nella squalifica che penalizza la squadra. C'è uno sforzo che dobbiamo fare fino alla fine del campionato, perché questo sicuramente ci indispone meno nei confronti della classe arbitrale, della federazione, ma nel contempo non ci penalizza sul campo. Penso che non è difficile poterlo ottenere, ma è estremamente semplice. Se c'è la buona volontà, c'è la determinazione di entrare in campo con questo servilismo nei confronti della federazione, della classe arbitrale, che ci darà sicuramente dei vantaggi. Ok, grazie Rino, continua a seguirci. Allora vai Andrea, vai. Sì. Per quanto riguarda le ammonizioni, penso che, come abbia detto il signore, faccia parte del gioco. Invece per quanto riguarda le espulsioni, a volte siamo stati ingenui noi. Anche ieri quella di Gibilterra, insomma, non me la sento di dare la croce addosso al calciatore che ha dovuto fare poi quel secondo intervento. È stata un'ingenuità che ha un po' penalizzato la gara, perché comunque se giochi in 10 sei comunque penalizzato, però penso che ognuno impari dai propri errori, come è successo altre domeniche a Gibilterra, penso che abbia imparato. Poi per quanto riguarda il rapporto con gli arbitri, non saprei sinceramente cosa dire. Ma è meglio lasciar bene. Perché noi giochiamo, abbiamo un gioco aggressivo e
quando magari arriviamo duri su una palla, secondo noi è fallo, secondo loro no, è normale, anche questo fa parte del gioco. Tu sei uno di quelli che ha preso poche ammonizioni quest'anno. Sì, ne dovrei avere 5. Sì. E quindi insomma a proposito di Rino, insomma, abbiamo uno che ne prende poche di ammonizioni. Allora, Domenico, tornando alla questione classifica, no, che si è delineata dopo la 26esima giornata, un po' ieri questo fatto che si giochi con mezz'ora di ritardo, noi avevamo già vinto, aspettavamo questo risultato da Bitonto che non arrivava, c'era anche il presidente, insomma, che seguiva negli spogliatoi l'evento che era in diretta su un'altra emittente, poi alla fine la gioia per queste notizie che sono arrivate dagli altri campi, probabilmente qualcosa comincia a muoversi anche per noi. Sì, io ritengo che sia abbastanza fisiologico, cioè a Foggia abbiamo reagito male nel momento in cui il Foggia è venuto meno a inizio stagione, un po' perché ci aveva abituati a fare una grande stagione, perché secondo me fino a dicembre il Foggia, compreso le difficoltà che ha avuto, ha fatto un campionato senza pecche. A gennaio, all'inizio della stagione, l'inizio del girone di ritorno, è stato un momento in cui ci sono state delle difficoltà e quindi questo poi ha sollevato tutta una serie di polemiche. E adesso bisogna, anche se guardiamo semplicemente le ultime 5 gare, ti rendi conto che 4 squadre che sono quelle che hanno mostrato oggi, ricordiamo a tutti che mancano 2 mesi, cioè quando c'è una critica nei confronti del Foggia, sembra che il Foggia sta giocando da 2 mesi e ne deve fare 6 per migliorare il rendimento. Il Foggia è un punto dalla prima a 8 partite dalla fine del campionato, cioè il Foggia non ha avuto regalato nulla da nessuno, si è conquistato tutti questi punti nel campo e analizzando il grande gioco, i grandi squadroni che ci sono dietro o avanti, nelle ultime 5 gare, per dimostrare che questo è un girone assolutamente complicato e che diventa ancora più complicato in questo momento, che è il momento clou per tutti, cioè una squadra come il Brindisi o il nostro prossimo avversario come sarà il Grumentum, è una squadra che si deve giocare la permanenza, è una squadra che venderà carissima la pelle. E nelle ultime 5 gare, appunto, dicevamo, il Sorrento ha fatto 8 punti, il Cerignola ne ha fatti 7, il Bitonto 9, noi siamo l'unica che abbiamo fatto 12, cioè nonostante la sconfitta di Casarano. Nonostante la sconfitta di Casarano abbiamo fatto 12 punti, nessuno è riuscito a fare in 5 gare 15 punti, cosa che era, ricordiamo, il filotto delle vittorie consecutive del Sorrento, del Bitonto, per dire che è un campionato, che questo è il momento chiave del campionato e che tutti sono in difficoltà. E poi una cosa che ho notato è proprio anche dal punto di vista pratico, per esempio togliendo la prima gara delle ultime 5 dove il Bitonto ha vinto 4-0 con la Nocerina, il Bitonto nelle ultime 4 gare ha fatto 2 gol, sì, e ne ha subiti 2, per dire, il Sorrento ne ha subiti 7. Cioè, voglio dire, anche il Cerignola subisce parecchio nonostante segna. Noi siamo una squadra costante, nelle ultime 5 gare abbiamo fatto 6 gol, ne abbiamo subiti 2, abbiamo raccolto 12 punti, 4 vittorie e una sconfitta. Siamo una squadra, secondo me, con le nostre difficoltà, i nostri pregi, i nostri difetti sono stati costanti nell'arco del campionato. È questo che ci ha dato la possibilità. Non siamo mai riusciti a fare quel filotto impressionante del Sorrento, del Bitonto, del Cerignola. Però non abbiamo mai avuto, nel momento di difficoltà, la difficoltà permanente. Ci siamo sempre ripresi, certo. Abbiamo sempre ripreso la retta via e questo ci ha dato la possibilità a oggi di rimanere un punto. Le altre, nel momento in cui sono difficoltà, vedi il Cerignola, riesce a perdere 2 partite nelle ultime 5, cosa che sembrava un miracolo fino a qualche tempo fa. Allora, noi stavamo parlando anche del momento negativo che si vive a Bitonto, tra un po' ci collegheremo proprio con Bitonto, dove avremo il collega Pasquale Scivittaro che scrive per la Gazzetta dello Sport e che segue il Bitonto domenicalmente, insomma con lui vogliamo anche sentire quelli che sono gli umori della piazza, della squadra che poi tra l'altro comanda il campionato. Ma dovremmo avere un'altra telefonata in linea. Pronto? Pronto? Sì, con chi parliamo? Sono Franco da Novara. Ciao Franco, buona serata. Buona serata. Niente, ascoltavo Domenico, ero abbastanza concordo con quello che diceva. Volevo intanto fare i complimenti a Cadilli perché per il suo costante buon rendimento, cioè uno di quei giovani su cui fare affidamento. E poi volevo notare come il parco giocatori che è il Foggia, che sono intercambiabili, mancava Gentile e c'è rientrato per fortuna Sabi, che ha dato sostanza, presenza a centrocampo, no? Si è sentita anche come. Sì.
e poi dei giocatori che stanno crescendo, ad esempio in Diaye ho visto certi spunti in velocità che cercava di fare gioco, e quindi il gioco che stanno incominciando a vedere degli spunti diversi si sta strutturando. Volevo fare una domanda soltanto a Kadili, se, come stanno fisicamente, cioè loro come si trovano adesso fisicamente, perché ho l'impressione che pur in 10 l'ultima mezz'ora, più di mezz'ora, l'hanno giocato come se fossero come se fosse il Foggia in 11 e il Nardò in 10, cioè avevano una freschezza atletica, andavano lì sicuri, il Nardò non sembrava, cioè non c'era nessuna impressione che potesse pareggiare, no? Anche noi questo, sì, è vero, sì, sì, questa cosa è proprio la padronanza in campo, gli schemi, tutto funzionava come un orologio perfetto, e quindi questo fa ben sperare anche per il futuro. Quella domanda era questa: come stanno fisicamente? Poiché saluto tutti e niente, in bocca al lupo. Grazie Franco, continua a seguirci. Allora Andrea, senti. Allora, per quanto riguarda il fattore fisico, se possiamo chiamarlo così, penso che abbiamo forza per andare avanti per più di una partita. Quanto lavoriamo in settimana e per come soprattutto lavoriamo in settimana ne abbiamo, diciamo. Come lavorate in settimana? Abbastanza bene, tanto. Quindi, ecco perché ieri poi insomma con l'inferiorità numerica non si è notata è in campo. È proprio quella la nostra forza, anche il fatto di sacrificarci l'uno per l'altro nonostante fossimo uno in meno, fare quella corsa in più, ora la faccio io, dopo la fa il mio compagno, poi io vedo che tu la fai e è tutto una catena. Una cosa che ci sta, io sto seguendo un po' tutte le gare perché la domenica siamo anche in trasferta, la compattezza del gruppo, sia nei momenti negativi che nei momenti positivi. Sì, è una cosa che ci caratterizza, che ce lo diciamo prima di ogni partita, che passiamo in vantaggio, passiamo in svantaggio, dobbiamo rimanere uniti, perché il gol non lo prende uno, il gol non lo fa un altro, cioè il gol lo facciamo tutti, il gol lo prendiamo tutti, e tutti usciamo da una situazione più brutta come poteva essere quella di Casarano e tutti siamo partecipi di una più positiva come può essere la vittoria col Nardò. Chi è il calciatore più simpatico dello spogliatoio, quello più burlone, quello che vi tiene più allegri? Più burlone non mi sento di rispondere a questa diciamo cioè, ce n'è parecchi, diciamo. Vabbè, non facciamo è meglio non dirlo, va. Allora abbiamo il collegamento con Bitonto, il collega Pasquale Scivittaro della Gazzetta dello Sport che segue tutte le settimane le vicende neroverdi. Pasquale, buonasera. Ciao Tiziano, buonasera a tutti. Oh, naturalmente noi ogni tanto ti disturbiamo, ma è un piacere sentirti. È sempre un piacere, assolutamente. Allora, stavamo parlando della vittoria del Foggia, di questi altri punti che il Foggia ha messo in carniere, e tra l'altro parlavamo anche del momento negativo che si vive a Bitonto. Insomma, sì. Questo Bitonto che ha dilapidato i 5 punti di vantaggio, adesso c'è solo un punto tra la formazione di Taurino e quella del Foggia. Come sta vivendo l'ambiente questa situazione, e soprattutto diciamocelo, c'è paura insomma nel ritorno del Foggia prepotente in classifica? Ah, il Foggia non se n'era mai andato in realtà, nemmeno quando eravamo su di 5 punti, tant'è l'ultimo collegamento che abbiamo fatto in trasmissione qui da te è stato proprio all'indomani della partita col Cerignola, quando il Foggia era a meno 2. Questo è un campionato strano, dove si possono perdere punti in qualsiasi momento contro qualsiasi squadra. Alla fine, leggendo la classifica, sono molto poche le squadre che praticamente non hanno obiettivi, quasi nessuno forse al massimo il Fasano, ma poi tutte le squadre lottano per qualcosa, chi per il playoff, chi per vincere il campionato, chi per salvarsi, e per cui sarà molto difficile per tutti. Certo, il momento difficile del Bitonto c'è, inutile negarlo, sono 3 partite senza vittoria, non era mai successo quest'anno, massimo si era fermato a 2. Ovviamente ciascuna partita ha una storia a sé, perché se ricordiamo col Cerignola senza Paterno e Lattanzo, l'infortunio di Colella e il gol del Cerignola dopo 10 minuti, col Taranto
forse è stata l'unica vera partita in cui il Bitonto ha giocato veramente male, dove meritava anche di perdere col Taranto, e poi riuscì a strappare il pareggio, mentre la partita di ieri, commentare la partita di ieri è complicato, perché quando si regala un tempo alla squadra avversaria, qualsiasi essa sia, e diventa poi complicato. Pasquale, tu ieri hai commentato la partita per un'altra emittente che mandava la gara in diretta. Abbiamo letto le cronache, c'è qualche contestazione sull'episodio del calcio di rigore, anche dell'espulsione. A parte questi episodi, cos'è che, secondo Pasquale Civitaro, che segue il Bitonto domenicalmente, cos'è che in questo momento sta venendo meno, cos'è che non sta funzionando? Il Bitonto, secondo me, sta soffrendo dalla famosa sindrome del braccino del tennista. È un problema soprattutto mentale, non fisico, perché se fosse fisico non avremmo visto il secondo tempo di ieri, dove il Bitonto comunque, dopo gli accorgimenti tattici doverosi di Torino, che nel primo tempo aveva un po' scompaginato la squadra solita, il Bitonto nel secondo tempo ha giocato. Certo, ci sono stati gli episodi contestati, c'è stato il rigore alquanto dubbio, però due minuti prima c'era stato un rigore abbastanza solare su Lomasto, non fischiato. L'espulsione poi è un'espulsione per doppia ammonizione, cioè non sappiamo cosa in realtà si siano detti, non si è capito poi se è stato espulso per proteste, se è stato espulso per il fallo su Paterno, eccetera. Fatto sta che, ti ripeto Tiziano, secondo me il Bitonto in questo momento soffre soprattutto di un problema mentale, psicologico, e Taurino dovrà essere bravo a recuperare questo aspetto, perché sai che cosa succede? Sai, in questo momento magari, dopo una stagione condotta sempre a mille, sempre davanti, eccetera, cominci a temere di non farcela, no? E appunto la sindrome del tennista, cioè il braccio che spinge o il braccio che deve tenere, quindi comincia a sopravvenire, insomma, questa paura. Poi naturalmente ce lo siamo detti due settimane fa, lo ribadiamo adesso, il campionato è apertissimo, lo dissi due settimane fa, sono sempre ancora convinto che il campionato se lo giocheranno il Bitonto e il Foggia, nonostante, diciamo, il ritorno del... Non credi al Sorrento e al Cerignola, tu, Pasquale? Io onestamente non credo al Sorrento e al Cerignola, poi magari verrò smentito. Innanzitutto spero, e questo consentimelo di dire, spero che a chiunque vinca, purché sia pugliese, certo, diciamo, certo. Almeno questo, perché sarebbe brutto tra i tre litiganti che goda un altro, insomma. Questo penso che sia pacifico. Poi dopodiché io ritengo che sia una sfida a due, te lo dissi due settimane fa, sì, cioè, sì. Secondo me queste due squadre hanno dimostrato, per continuità, anche per gioco completamente diverso l'una dall'altra, eccetera, di essere comunque le due squadre che stanno meritando quello che hanno. E non, onestamente, mi viene difficile, alla luce del fatto che comunque tutte le partite sono difficili, mi risulta difficile pensare che entrambe le squadre possano perdere tanti punti nei confronti sia del Sorrento che del Cerignola. Poi paradossalmente è il Sorrento quella che avrebbe i due colpi in canna, che sono i due scontri diretti col Foggia e col Bitonto, più che il Cerignola. Però Pasquale, tutto giusto quello che hai detto. Noi poco prima ci eravamo già proiettati a quello che è il prossimo turno, quello della 27ª giornata. Potrebbe essere anche un turno importante sia per il Foggia che per il Bitonto. Il Bitonto va a Casarano, dove il Foggia non meno di due settimane fa ha lasciato l'intera posta in palio. Il Foggia va a giocare
in trasferta contro il Grumentum. Potrebbe essere quella di domenica prossima un'altra tappa importante per questo campionato, per questo girone. Secondo me ogni domenica arrivati a questo punto è una finale, è una tappa importante. Certamente il Bitonto è chiamato ad, ad una reazione veemente, è chiamato a tornare a, alla vittoria se veramente vuole portare a casa questo campionato. E una vittoria a Casarano naturalmente ribalterebbe quelle, quelli che sono gli umori, quello che è il morale in questo momento, che indubbiamente non è, non è dei migliori, non è il massimo. Certamente ovviamente anche il Foggia affronta, lo dicevo prima, affronta comunque una squadra che ha l'obiettivo di salvarsi, di evitare i play-out, di evitare la retrocessione, quindi ogni partita dovrà essere presa con le pinze, quindi ogni partita, in ogni turno sono possibili le sorprese. Certo che ovviamente sulla carta l'impegno del Bitonto è ben più di, è ben più difficile per il valore della, della rossa del Casarano, anche per quello che ha dimostrato il Casarano domenica scorsa contro il Foggia, e quindi sarà chiamato veramente a, a un bello sforzo il Bitonto se vorrà riprendere la corsa e mantenere invariato il distacco con la compagine di Nini Corda. Ok Pasquale, grazie per il tuo collegamento e per il tuo contributo. Grazie, grazie solito, a voi. Grazie per la tua disponibilità. Grazie a te, grazie Tiziano, un abbraccio, buona serata. Ciao, buona serata anche a te. Allora Andrea, insomma anche a Bitonto stanno vivendo questo, questo momento poco felice, noi lo abbiamo passato nel mese di gennaio, c'è un po' di malumore, ma soprattutto adesso, come diceva il collega, subentra anche un po' la paura con il Foggia alle spalle, insomma, di non farcela. Non sono nelle loro teste e non so cosa possano pensare, però noi siamo lì dietro, come diceva anche prima Domenico, nonostante i nostri problemi siamo sempre lì costanti che martelliamo. Speriamo che ripaghi questo sacrificio, questo sforzo che noi stiamo facendo, e penso che se continuiamo così qualcosa ne verrà fuori. Questa è una domanda che un po' abbiamo fatto un po' tutti nelle, nelle scorse settimane. Cosa cambia nella, nella vostra mente da una settimana a un'altra? Si passa dalla brutta prestazione di Casarano poi alla bella prova di ieri. Cos'è che accade ogni tanto? Questo è successo 4 volte quest'anno. Lasciamo perdere Fasano la prima giornata, che è stato un episodio, ma poi si è verificato con il Sorrento in casa, a Gravina e poi a Casarano. Ogni tanto, insomma, come se si spegnesse un attimino la luce. Non è nulla che ha a che fare con la preparazione fisica atletica, perché come ho detto prima possiamo giocare più di una partita di seguito. Può essere un fattore mentale, non saprei neanche quale fosse, cioè può essere solamente un fattore mentale, perché se non è fisico allora è mentale. Però diciamo che questi scivoloni non dico che siano casuali, perché di casuale non c'è mai nulla, però è sempre quello che c'è anche dopo questo nostro sbagliare, che è quella cosa importante. Come abbiamo sbagliato a Casarano abbiamo subito reagito. Cioè non è che non abbiamo mai sbagliato più di una partita di fila, a parte il nostro inizio. Probabilmente anche che ogni volta che c'è da fare quel, quel piccolo salto, magari domenica prossima avete l'occasione, lo dicevamo prima, magari sperando in un passo falso del Bitonto, si potrebbe anche sperare di superare la capolista. Domenica prossima è un'altra di quelle partite che a livello mentale vanno giocate con la consapevolezza che questo può accadere, quindi bisogna farsi trovare pronti. Dobbiamo dar per scontato che il salto si può fare ogni domenica. Poi è vero che questa domenica gli scontri, diciamo che non sono a nostro favore, perché che noi sulla carta, ok, si può dire che il Grumentum rispetto al Casarano sia una squadra da medio-bassa classifica, però stanno comunque andando a sfidare il Foggia, e chiunque vede Foggia è guerra. questo è vero. Pronto, abbiamo un'altra telefonata in diretta. Pronto?
Ciao, sono Luigi da Trento. Oh, Luigi da Trento, buonasera. Allora, ogni tanto con te ci sentiamo. Certo. Dici tutto, Luigi. Ascolta, io volevo commentare a modo mio un attimo la gara, la partita di ieri e proiettarmi nel futuro, se mi permetti. Sì, sì. Allora io vado. Vai. Eccoci a un'altra trasmissione, una nuova allegra puntata per esprimere la mia opinione ora che la gara è terminata. Grazie al regalo della difesa salentina abbiamo attraversato lo stretto di Gibilterra, ma poi per una trattenuta birichina sembravamo finiti giù per terra. Timori e spettri ci hanno assalito, ma grazie ai cori dei tifosi ogni scomporto è di colpo sparito e siamo tornati speranzosi di raggiungere la vetta e in primavera festeggiare, molto presto, in tutta fretta, quel che ci hanno fatto abbandonare. Ieri è stato un bel risveglio, perché con un uomo in meno abbiamo giocato molto meglio e raddoppiato in un baleno. Il mister ha mostrato coraggio con un modulo più offensivo, mentre uno scadente arbitraggio non è stato per noi positivo. Un consiglio voglio dare, e scusate se mi permetto, non andate mai a guardare il rigore per nulla netto che han fischiato al Bitonto per un fallo mai commesso, che neanche con lo sconto è penalty quello concesso. Lotteremo contro tutti con Curfadilis sugli scudi, e allora tu ti butti in un volo e gli occhi chiudi per sognare il sorpasso senza freccia anche da destra, e i baresi resteranno di sasso a guardarci dalla finestra, mentre andremo in cima per tornare tra i professionisti. E qui finisco la mia rima e saluto i bravi opinionisti. Ok, grazie, bravo Luigi. Applausi. Bravo Luigi. Ciao ragazzi, buona grazie serata. Grazie a te, continua a seguirci, hai sentito Andrea? Una bella poesia. ci ha commentato il momento Foggia con una bella... con una bella poesia. Allora, Sara, parlavamo del momento Bitonto. Noi tra un po', alle 22, dobbiamo liberare Andrea Cadilli come impegni presi con la società, quindi rimandiamo la visione degli highlights della partita di ieri proprio intorno a quell'ora, così approfittiamo poi per liberare Andrea. Dicevamo, questo momento Bitonto, il momento Foggia invece dei più positivi. Andrea diceva ogni domenica si può fare questo salto. Domenica, secondo me, è l'occasione buona. Magari se si dovesse veramente superare il Bitonto, poi potrebbe essere tutta in discesa la stagione. Beh, diciamo che secondo me non va messo in discussione il momento Bitonto, questo è chiaro, però neanche da dire che poi per il Foggia debba essere in discesa. Sicuramente sarà un momento di alta tensione, perché se passi il Bitonto devi mettere a più 2, però poi hai altre 7 finali da giocare, come ne ha 7 da fare il Bitonto, quindi non puoi permetterti più passi falsi. Però allo stesso tempo dietro avrai un Bitonto che lotta fino all'ultimo istante. La cosa che fa piacere è sentire che da Bitonto loro hanno continuamente sentito la pressione Foggia anche quando eravamo a meno 5. Quindi sentir dire il Foggia non se n'è mai andato è vero, e questo è un aspetto che secondo me devono capire i tifosi foggiani, che per un attimo non si sono messi contro la squadra, però mettevano in dubbio quello che poteva essere il gioco, quindi la tecnica e la tattica dei ragazzi, che secondo me quella non è mai venuta meno. La grinta c'è sempre stata, come diceva Andrea, è un fattore psicologico. Lo dicevamo in trasmissione da noi l'altra volta, che... Quale trasmissione? Non lo so, una a caso, tipo kick-off. dicevamo che comunque il mister tratta tutti allo stesso modo, dall'under al grande, quindi c'è il giocatore d'esperienza, ma l'under viene incoraggiato, stimolato, preparato allo stesso modo, perché o è pronto o è pronto. Quindi Foggia adesso ha da farsi queste 8 finali. Io auguro ai ragazzi di veramente di dare il meglio, come hanno sempre fatto finora, e di non mollare un attimo la presa neanche dal punto di vista psicologico. Non ci vuole il mentalist coach, perché tanto avete, diciamo, corda che fa tutto. Però credeteci, come ci crediamo noi, e vi toglierete grandi soddisfazioni. Sicuramente. Sarebbe il giusto premio, oltre che per i ragazzi, anche per gli sforzi di questa società. Domenico, con te volevo un attimino aprire invece una piccola parentesi riguardante proprio il popolo rossonero, il tifo. Ieri sulle due curve abbiamo visto prima
del match con il Nardò, questi due spazi vuoti, degli striscioni che insomma parlavano di questi provvedimenti presi nei confronti di una frangia di tifosi sempre riferiti a quella maledetta trasferta di Nocera Inferiore. Si è vissuto un po' l'inizio di questa gara in tono dimesso, però poi i tifosi sono tornati a cantare. Questo in proiezione Grumentum, poi naturalmente parleremo anche della trasferta a Villa d'Agri. Come ha vissuto la tifoseria questo momento e poi soprattutto come ha accolto la vittoria dei ragazzi? Quello che è accaduto prima della gara è legato sempre a questa maledetta trasferta, dove i tifosi del Foggia, io ero presente perché poi l'obbligo di organizzare questa trasferta alla questura di Salerno prevedeva alcuni obblighi, tra cui la presenza dello SLU all'interno della trasferta stessa, quindi ero nel primo pullman di questa carovana di pullman e di mezzi che sono stati bloccati e aggrediti a 50 metri dal settore ospiti. Se una tifoseria di circa 400 tifosi raggiunge il settore ospiti, poco meno di 50 metri, e lì ci sono qualche centinaio di tifosi locali pronti ad aggredire, qualcosa non ha funzionato. E questo qualcosa che non ha funzionato non è finita lì, continua ad avere sempre delle conseguenze in modo dominante nei confronti della nostra tifoseria. In quest'ultima settimana ci sono stati ulteriori provvedimenti nei confronti di altri 8 tifosi, siamo arrivati quasi a una quarantina di provvedimenti, e questo crea logicamente quella protesta, che fin quando è una protesta civile va sottolineata questo aspetto. Questa tifoseria ha subito, secondo me, delle pene molto severe rispetto a quello che è accaduto, e sta protestando in modo civile. L'ha fatto per 20 minuti, 25 minuti del primo tempo, poi hanno ricominciato a fare quello che sono unici in Italia, secondo me, tra i migliori in Italia a fare: sostenere la squadra e incitare, come si diceva, no? Il poeta da Trento, no? Siamo rimasti in 10, ma poi il tifo dà sempre quella mano in più e non si vede. I ragazzi corrono, come dice Andrea, sono in grado di fare 2 ore di partita, quindi corrono anche quando siamo in 10, non riusciamo mai a soffrire. Un po' siamo abituati a stare in 10, quindi non ci fa assolutamente nessun problema. Però io sottolineo adesso, torno a questi aspetti che dico da esterno, no? Però da uno navigato perché conosce questa piazza, sento queste, ho sentito l'intervista del mister del Bitonto, dove a fine gara ha detto: la responsabilità delle cose che non vanno è solo la mia. E poi collego quello che dice adesso il giornalista, no? C'è un'aria un po' di tensione, abbiamo il braccino corto, eccetera. Quindi secondo me questo braccino corto se ne è accorto anche il mister, vuole tutelare la squadra, quindi la squadra sta andando in ansia perché c'ha questo martello dietro che continua a macinare punti, continua a non arrendersi, tutti criticano il gioco, ma il Foggia è lì, non muore mai. Bravo, sottolineiamola. Sta sempre lì davanti e crea una pressione enorme sul nostro avversario. Io penso che quella squadra del Bitonto, se dovesse la stessa squadra fare il campionato da vertice qui a Foggia e sbagliare una partita come è successo ai ragazzi del Foggia, il Bitonto lotta nella mezza classifica, perché poi non reagisce più. Perché qui devi essere in bravo a gestire le tensioni, a gestire le situazioni quando le cose non vanno. Quando fai 18 risultati utili consecutivi, non c'è nessuno che ti viene a creare problemi. E quando invece tu non hai una costanza di risultati, è lì che devi avere il problema e reagire al problema. Questa squadra ha mostrato attributi in questo senso, grandi attributi, una piazza importante, sempre a rincorrere, senza mai mollare. Non è finita, mancano 8 partite, non abbiamo vinto nulla, ma non possiamo disconoscere che siamo secondi. Questo secondo posto va assolutamente apprezzato e condiviso. È quello che dobbiamo fare tutti insieme, perché poi ieri sera siamo stati anche insieme ai tifosi, abbiamo continuato a parlare, eccetera, e cercare di rimanere compatti nel bene o nel male, perché deve andare male a noi, ci dobbiamo giocare i playoff, deve andare male. Certo. Ma io penso che il fiato del Foggia dà fastidio a tutti, e quindi in questo momento noi siamo la squadra che tutti guardano con un occhio di riguardo in più. Adesso noi dobbiamo fare il nostro, perché come dicevo prima, non abbiamo vinto assolutamente niente. I ragazzi lo sanno, dobbiamo andare lì a Grumentum e fare il nostro risultato. Poi abbiamo la sosta e poi abbiamo lo scontro diretto importante. La sosta che servirà naturalmente ad approfondire un po' questo nuovo modulo tattico che ieri è andato in onda allo Zaccheria. Allora abbiamo una telefonata in diretta, vediamo chi è con noi. Pronto? Pronto, buonasera, sono Ciro. Ciro, ciao, buonasera. Buonasera. Allora,
Allora, io condivido quel discorso che ha fatto il signore poco prima. Io dico, quello che io prima ascoltava qualcuno che parlava con voi, che parlava del Foggia. Sì, allora, allora io dico questo, saluto a tutti i signori che sono qui presenti e cadrille del Foggia. Sì. Allora, io dico, fino adesso noi abbiamo perso i punti strada facendo, ma adesso i punti non li perdiamo più, perché tanto di rispetto alla squadra del Bitonda che è fortissima, noi siamo più forti di loro, però dobbiamo credere, io ho sempre creduto al Foggia e anche per le critiche che hanno fatto, bisogna sempre di fare forza Foggia, io sono sicuro che andremo in C1. Allora, questo è l'augurio migliore che potevi farci questa sera, Ciro. Sì. Io più di questo non vi posso fare. Vi saluto a tutti quanti, grazie. Anche il signore presidente. Arrivederci, buonasera. Continua a seguirci, buona serata anche a te. Allora, Andrea, hai sentito, insomma, la gente comincia forse a crederci un po' di più rispetto a prima. Ma è la cosa che fa bene anche alla squadra, essere tutti uniti dai giocatori, dallo staff, dai tifosi. Dobbiamo tutti remare verso la stessa direzione, che poi d'altronde l'obiettivo dei tifosi, il nostro, è lo stesso, è vincere e salire di categoria. Quindi penso che remare tutti nella stessa direzione faccia bene a noi, a loro, a tutti. Probabilmente anche la piazza per voi è una... sentire la piazza, che come si vive a Foggia il calcio, per voi è anche una responsabilità in più. Sì, perché non è, va detto, non è una piazza come le altre. Va trattata da tale, è una piazza importante, una piazza storica che si merita tanto e noi dobbiamo... Ogni tanto immaginate cosa potrebbe essere a maggio se si vince il campionato, questa città, sai, esplode, insomma, e anche se siamo in Serie D. Vorrei viverlo, più che immaginarlo. E noi te lo auguriamo, così come lo auguriamo a tutti i ragazzi. Sara, parliamo un po' di questa formazione. Ieri dicevamo è andato in onda un Foggia diverso rispetto al solito. Anche il presidente al termine della gara ha detto qualcosa andava cambiato, andava modificato. Probabilmente, siccome tutti dicono di sollevare il microfono di Cadilli, Andrea devi parlare più forte, okay. Tu che i microfoni sono alti, però tu parli un po'. Va benissimo. Andrea è un ragazzo tranquillo, quindi non, però se si arrabbia poi in campo lo vediamo poi ogni tanto. Allora, dicevamo, cos'è che stavamo dicendo? Il cambio del modulo potrebbe essere, come diceva Domenico prima, un'arma in più per queste 8 giornate che mancano alla fine del campionato. Allora, diciamo che sicuramente il 3-4-3 è un modulo molto più offensivo rispetto al 3-5-2, che rimane un attimo più equilibrato, perché col 3-5-2 il primo e il quinto di centrocampo nelle ripartenze subito diventa fase offensiva e fase difensiva. Col 3-4-3 guadagni sicuramente un uomo in avanti e raggiungi un equilibrio diverso. Può essere un aspetto positivo cambiare modulo, però c'è sempre da vedere un attimo i pro e i contro. Io credo che il mister questo aspetto lo tenga ben presente. Noi più volte abbiamo sottolineato quanto diciamo era bravo il mister anche in corso di partita a fare il cambio giusto, e qualche volta ha cambiato modulo anche diciamo nel secondo tempo, facendo entrare i giocatori e facendoli adattare a questo cambio. Quindi questo cambio può portare risultato, adesso lo vedremo sicuramente già da domenica, perché in una settimana non puoi pretendere un cambiamento netto. È già da apprezzare che i ragazzi abbiano inserito nelle loro giocate questo cambio modulo, però credo che da domenica queste 8 finali vedremo un passo alla volta, quando sia positivo il cambio modulo, che sicuramente è una svolta. Non che il 3-5-2 non abbia fatto bene, però serviva a dare quel qualcosa in più, una mano in attacco, anche se c'è da dire che forse il Foggia, a differenza delle altre squadre, anche a differenza dello stesso Bitonto, è la squadra che non ha mai puntato il tutto sull'attacco, nel senso che hanno segnato tutti, quindi questo è una nota di merito, e vedremo adesso cosa accade già da domenica. Andrea, quanto è importante avere una rosa ampia come ce l'ha il Foggia, e soprattutto nel momento in cui mancano anche 7 giocatori come ieri, avere pronti occorre fare i sostituti? Occorre dare un'informazione di servizio. Noi qui
qui sotto abbiamo il monitor, no? Quindi come tutte le settimane succede qualcosa a me. Andrea non guarda le gambe di Sara, guarda il monitor che è qui sotto. Ti ringrazio, un po' di pazienza. È giusto specificarlo. C'è sempre chi insomma la pensa male, dai. Parlavamo della Rosa Ampia. Sì. La Rosa Ampia ha i suoi vantaggi perché siamo spiritosi tifosi del Foggia. Sì, no, meglio così. Dicevo, la Rosa Ampia ha i suoi vantaggi perché ogni settimana il mister riesce a vedere chi sta meglio di tutti, come abbiamo dimostrato anche domenica, che è raro che giochi lo stesso, diciamo la stessa formazione, certo, due domeniche di fila, perché in settimana c'è chi dimostra, questa settimana io ho dimostrato più di te, gioco io. Voi sapete che funziona così fino sì, al sabato. Sì, ce lo siamo messi bene in testa. È una cosa che porta i suoi frutti, perché comunque ti porta sempre a essere sul pezzo, e chi non è sul pezzo è giusto che lasci spazio a chi è più sul pezzo. Scusa, ieri, questo modulo abbiamo notato che ha permesso anche ad alcuni calciatori di giocare probabilmente nel ruolo, visto il piede che utilizzano in campo. Vedi Kurfalidis a destra e Ndiaye a sinistra. È andata bene anche questa scelta, insomma. Sì, la scelta che ha fatto il mister, penso se l'ha fatta c'è un motivo, e in campo si è visto, perché comunque Christos sulla destra ha il suo piede naturale, quindi può mettere bene il cross di destro, invece Babba stessa situazione, però lato opposto. Allora Domenico, prima di andare con gli highlights, così salutiamo anche Andrea Cadilli, se dovessimo giudicare questa prestazione di ieri nel suo complesso, c'è da essere soddisfatti e soprattutto ottimisti anche per il proseguo del campionato? Ma è una prestazione che dice, dà dei messaggi ben chiari, cioè se il Foggia ha sbagliato una partita, il Foggia non ne sbaglia due, è il primo messaggio. Il Foggia continua a crederci, il Foggia è una squadra presente in questo campionato che non ha mai mollato il vertice della classifica, il Foggia non è mai stato quinto, sesto, ha dovuto rincorrere, è stato sempre lì. E adesso ha dato un altro messaggio, il Foggia è anche in grado di cambiare un modulo, quindi ha più soluzioni, ha più giocatori utili, perché sono tantissimi i giocatori che hanno fatto la parte della rosa, chi più chi meno, tutti hanno giocato e tutti hanno dato il loro contributo, anche in ruoli diversi, certo, quindi giocatori polivalenti, giocatori che si allenano in più ruoli, giocatori disponibili, e soprattutto il Foggia ha chiaro il suo obiettivo, l'obiettivo del Foggia è cercare di arrivare prima in classifica, quindi noi, ribadisco, siamo qui, ce la giochiamo tutti insieme, non abbiamo fatto niente, ma non molliamo. Io penso che sono soprattutto gli altri a preoccuparsi di noi dobbiamo fare la nostra strada è fatta di convinzione in quello che stiamo facendo. Io penso che questi ragazzi comunque stanno acquistando tanta di quell'esperienza in quest'anno qui a Foggia, che saranno giocatori prima del tempo, poi sarà il loro impegno, la loro professionalità a portarli a grandi livelli, però questa è un'esperienza che, non per togliere agli altri, loro due che sono qui presenti, ma tutti i ragazzi che hanno dato un contributo a questa squadra, veramente secondo me ne escono fortificati da tutti i punti di vista. Noi ci siamo, il messaggio che abbiamo dato ieri al campionato, noi ci siamo, il campionato lo ha avvertito, e quindi ci dobbiamo giocare questo finale. Sappiamo che siamo quattro squadre, tutte e quattro con le stesse potenzialità, noi in più abbiamo un grandissimo pubblico. Allora Andrea, prima di lasciarti, quella è la telecamera, un messaggio ai tifosi, un messaggio a nome anche della squadra, del gruppo, che ti senti di dare alla piazza in questo momento positivo? Sì. Andrea, forte, voce alta. Sì. Un messaggio. Puoi anche urlare, insomma, come il mister ieri in tribuna. Un messaggio che posso e voglio dare ai tifosi è quello di venire a sostenerci contro il Grumentum, e al di là di chi non potrà venire, tutti uniti e remiamo verso la stessa direzione che porterà i suoi frutti. Cadilli rimarrebbe anche in Serie C nel caso di promozione? Cioè, bisogna vedere, bisogna valutare tante cose. Il contratto scade a giugno. Della società. Il contratto scade a giugno, tu sei di proprietà del Cagliari, però insomma un pensiero. No, io sono di proprietà del Foggia. Ah, sei di proprietà, sì, del Foggia. Questa è una bella notizia stasera che ci dai. Allora rimarrai anche in Serie C. Se ci sono le intenzioni si può valutare. Ok, allora grazie ad Andrea Cadilli per essere stato con noi, naturalmente in bocca al lupo per domenica prossima. Grazie. E ringraziamo anche
l'ufficio stampa del Calcio Foggia, che ci ha dato la possibilità di averti qui con noi questa sera. Noi partiamo con gli highlights della gara Foggia-Nardò e liberiamo Andrea Cadilli. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. E allora andiamo con gli highlights della partita di ieri dello Zaccheria, torniamo a breve. È partita che è cominciata proprio in questo momento. Viscomi, lancio sulla destra, manovra adesso il Nardò sulla destra, la palla ancora verso il numero 9 Manfrellotti. Zaccheria, quando fuma Galli, va al rinvio lungo, c'è l'Eulazini che guadagna la palla, attenzione il Foggia, il tiro ed il gol del Foggia. Foggia che approfitta di un errore in disimpegno della difesa rossonera e colpisce al minuto 2 il Nardò. Questa punizione al centro, interviene di testa Gerbaudo che sporca ed evita la possibile palla incoronata. Uno splendido Gerbaudo, la palla indietro per Viscomi, il lancio per Tortori che è in area, va a terra Tortori, il direttore di gara fa segno di continuare, sono gli scalchi, quindi risultato fermo sullo 0-0 anche a Sorrento. Foggia che attacca dalla destra, la palla in area, allontana Pantano del Nardò, era un buon cross quello che era arrivato nell'area del Nardò. Calemme, cross al centro, attenzione perché c'era il numero 8 Trofo che tutto solo ha provato la girata in tuffo verso la porta difesa da Fumagalli, intervenuto il 16 Matteo Gerbaudo e direttore di gara, arriva in questo momento, va Calemme alla battuta verso il centro dell'area, palla lunga, Fumagalli interviene e evita il colpo di testa pericoloso del numero 4 Gibilterra, di testa combatte come un leone e Gibilterra becca il cartellino giallo. Ermanno Fumagalli che va alla battuta verso il cerchio del centrocampo, intanto c'è un contatto tra Eluasni e Trofo. Il Foggia prova ad entrare in area, bella la palla che lancia in profondità ancora Gibilterra, la squadra ospite prova a distendersi ma i centrocampisti del Foggia ripiegano, in questo caso è Tortori che arretra e serve Gerbaudo che conquista palla. Gerbaudo dalla distanza carica il sinistro, Gerbaudo! Foggia vicino al raddoppio. Foggia vicino al raddoppio con la conclusione del numero 16 Matteo Gerbaudo. Ora il Nardò si allarga sulla destra ma su Trinchera c'è Ndiaye, attenzione perché il Nardò entra in area, errore di Viscomi che con il tacco ruba la palla tra le mani di Fumagalli e qui c'è un pericolo per il Foggia. Eluasni, Viscomi, c'è anche Gibilterra, attenzione perché va Tortori con il destro a giro che si spegne sopra la traversa. Ci vorrebbe un altro gol per non soffrire, la palla in area, esce il portiere Milli, fa sua la sfera, va subito al rilancio, riparte il Nardò sulla destra, attenzione c'è un fallo commesso da un giocatore del Foggia che viene ammonito, che è Gibilterra che era già ammonito, attenzione Gibilterra si appresta a battere, parte anche Viscomi, il tiro di Viscomi e palla che sfiora di un soffio il palo per sfruttare questo calcio di punizione, la palla in area, salta proprio Anelli, la palla al centro dell'area, il gol del Foggia, Tortori 2-0, Loris Tortori la chiude. Il centro avanti italo marocchino, ma il Nardò apre verso Manfrellotti che si allarga sulla destra, carica il destro per il traversone al centro, Fumagalli è pronto, Fumagalli c'è come sempre. In postazione parte il calcio di punizione del Foggia, la palla in area, Viscomi di testa per Kurfalidis che va alla conclusione dal limite dell'area 34esimo. Tante del Cerignola dove stava appunto, si stava rilanciando nei piani alti della classifica, ma la formazione è finita lo Zaccheria. Intanto finisce lo Zaccheria, Foggia batte Nardò 2-0. E allora siamo tornati in studio, allora c'è la pausa a caffè, lo sponsor della trasmissione Day After, vi ricordo pausa a caffè, rivenditore capsule, cialde, macchine da caffè dei migliori marchi, Lavazza, Nespresso, Lollo Caffè, Caffitali, insomma tutti i marchi più importanti, compatibili per tutti i sistemi,
Nespresso, Lavazza, Espresso Point, Lavazza Modo Mio, Uno System e molto altro. Pausa Caffè in Viale Michelangelo 79 a Foggia. Naturalmente potete acquistare le cialde direttamente presso il punto vendita oppure collegandovi con il cafferistretto.it e quindi acquistare le vostre cialde anche online. Allora, possiamo tornare in studio. Io mi sono seduto insieme a voi questa volta. Naturalmente devo ricordare, a proposito di Pausa Caffè, anche una nuova iniziativa del nostro sponsor: con l'acquisto di 3 cartoni di Don Diego Caffè di qualsiasi sistema, una tazzina in omaggio marchiata Don Diego Caffè. Quindi insomma, recatevi presso il punto vendita per richiedere anche il vostro omaggio. Allora, abbiamo visto anche gli highlights della partita. Possiamo archiviare Foggia Nardò, questa bella vittoria dei ragazzi di ieri allo Zaccheria. Abbiamo congedato anche Andrea Cadili, che è stato nostro ospite questa sera e davvero ci ha fatto una bella impressione, un ragazzo davvero in gamba. Ci ha dato anche la notizia che è di proprietà del Foggia, quindi un pensierino anche per la prossima stagione. Noi tuffiamoci adesso e proiettiamoci in quello che è il prossimo turno del campionato. Prima di andare a vedere il prossimo turno, però, sempre con l'aiuto della regia, mandiamo anche l'altro sponsor che cura per noi la rubrica posto, appunto, del prossimo turno, che è Rosso Gargano. Seguiamo lo sponsor e poi torniamo qui dal Conart Teatro. In cucina vogliamo condire i vostri piatti con i sapori della terra di Puglia. Un pomodoro raccolto e lavorato in meno di 2 ore. Il pelato, il pomodorino, la cubettata, la passata, i datterini ed ora anche i sughi pronti. Tante soluzioni per rendere sempre più gustosi i tuoi piatti. Noi li coltiviamo, noi li trasformiamo. Rosso Gargano, il rosso che piace. E allora, siamo tornati in diretta dal Teatro Conart di Foggia, che cogliamo anche l'occasione di ringraziare nella figura di Antonio Nunziante, il presidente Conart Teatro, che ci ospita tutti i lunedì sera per mandare in onda Day After, questa produzione targata Mitico Channel. Questa sera avrete anche notato che non abbiamo in sala ospiti, non abbiamo società. Presto detto, perché abbiamo voluto insomma evitare problemi che anche alcune società ci hanno sollevato. C'è questo coronavirus che insomma sta prendendo un po' tutti e quindi comprendiamo anche la preoccupazione di chi doveva raggiungerci qui in teatro, quindi rimandiamo il tutto alle prossime puntate. Questa sera avremmo dovuto avere la società foggiana di calcio tavolo, che tanto bene si sta comportando anche nel proprio campionato, quindi è soltanto rimandato di qualche settimana. Allora, direi di andare a guardare quello che è il prossimo turno che il campionato di Serie D ci presenta domenica prossima, giornata numero 27. Si giocheranno Fasano Agropoli, Casarano Bitonto, Grumentum Foggia, Nardò Andria, Gravina Francavilla, Taranto Gelbison, Nocerina Gladiator, Brindisi Sorrento e Cerignola Altamura. Allora, con Sara e con Domenico mi soffermerei un attimo su questo Casarano Bitonto, Grumentum Foggia, naturalmente Brindisi Sorrento, con un Brindisi impegnato anche a raggiungere al più presto la salvezza, quindi per il Sorrento non sarà una trasferta semplice. Cerignola, che è chiamato con l'Altamura a riscattare questa inopinata sconfitta di Vallo della Lucania di ieri pomeriggio. Allora, Sara, un tuo commento su questo turno prossimo, poi lo facciamo anche con Domenico e ci proiettiamo poi su questa trasferta di Val d'Agri, e magari con Domenico anche parleremo anche della preparazione e dell'organizzazione di questa trasferta. Allora, sicuramente parto da Grumentum Foggia. Diciamo che Grumentum, come prima diceva Andrea, è una squadra da medio-bassa classifica, però giocare contro il Foggia all'avversario dà sempre qualcosa in più. Improvvisamente gli avversari, tra virgolette, meno temuti si trasformano in campo in quelli più temuti, riescono a mettere quel qualcosa in più che spero non metta in difficoltà il Foggia. Quindi Foggia preparerà... Sicuramente non va ripetuta la scialba prova di Agropoli, che insomma più o meno
ci può ricordare questa prossima trasferta. Io spero che Foggia non faccia più quei passi falsi, spero di confermi la positività che si respira nella squadra, che continua ad essere un gruppo compatto. Il Bitonto va a Casarano, sì. Il Foggia purtroppo anche a Casarano ha lasciato qualcosa. Casarano che deve confermare la posizione nei playoff, perché è l'ultima, la quinta in classifica, insomma deve conservare questa posizione. E quindi sicuramente Casarano farà la sua partita e trova però un Bitonto che non vuole perdere punti e sicuramente vorrà confermare il suo primo posto. Poi per quanto riguarda Brindisi Sorrento e Cerignola Altamura, parliamo di due squadre che si contenderanno questo terzo posto. Il Sorrento è lì a 50 punti, il Cerignola dovrebbe essere a 49 se non sbaglio, sì. Quindi il Sorrento andrà lì e giocherà come sa fare. E io diciamo che un occhio di riguardo un po' per il Cerignola, perché è una squadra che come noi è partita un po' in ritardo, puntava a fare tanto, a inizio stagione non ha dimostrato il suo vero valore, però un pizzico di tifo ce lo metto anche per loro e spero che riescano a fare una prestazione e possano portare il massimo della posta in palio a casa e quindi riconfermare magari un terzo posto che è momentaneamente occupato dal Sorrento. Domenico Cattaneo, allora Grumentum Foggia si va a giocare in un campo sportivo che insomma le cronache parlano di una struttura con pochi posti, tra l'altro addirittura i tifosi insomma guardano la partita intorno alla, non ci sono posti. Alla recinzione, quindi addirittura non sappiamo cosa ci aspetta domenica prossima, visto che racconteremo la cronaca diretta di questa partita. Speriamo di trovare insomma una posizione ideale per poter svolgere il nostro lavoro, a prescindere la struttura in cui andremo a giocare. Che trasferta è questa, Domenico, e come la si sta organizzando? È una trasferta complicata sia dal punto di vista logistico, perché comunque è da raggiungere un posto tra virgolette non comodo dal punto di vista stradale, è un campo sportivo a tutti gli effetti, con una recinzione attorno ad esso e la tifoseria ospite è praticamente a ridosso di questa recinzione. Non ci sono né gradini né seggiolini né niente, si sta attorno a questa recinzione. Abbiamo ottenuto il massimo dei posti disponibili per stare attorno a questa recinzione, che sono 200, e quindi abbiamo tutti i biglietti a disposizione, di più non si poteva fare. Quante persone possono assistere a questa gara intorno alla recinzione? 200 ospiti, 200 ospiti possono assistere alla gara, ma in tutto lo stadio saranno 600, quindi non è uno stadio, è un campo sportivo, cioè non so che dire, ci ho provato in tutti i modi. C'è poco da organizzare. C'è poco, nel senso che comunque questa è una trasferta tra virgolette a rischio, perché non si può quantificare, c'è un altro problema, loro non hanno un rapporto con una vendita dei ticket nazionale, quindi vendono i biglietti soltanto allo stadio, al campo sportivo, e quindi non c'è prevendita. Quindi la problematica è che chi arriva lì compra il biglietto. Anche questo è un problema per una tifoseria come la nostra, perché io non riesco a quantificare. Quindi ci stai dicendo che i tifosi rossoneri che andranno al seguito della squadra acquisteranno domenica, sì, il biglietto? Il biglietto si acquisterà domenica, perché loro, non essendo associati a chi si occupa della vendita a livello nazionale, quindi non hanno fatto un contratto con queste agenzie appunto che vendono i biglietti a livello nazionale, vendranno il biglietto direttamente al botteghino, il classico biglietto che si dà ai campi sportivi, quello che si stacca lì sul momento, insomma. E quindi anche questo un motivo in più per abbandonare questa categoria al sì, più presto. Devo essere onesto, comunque ho trovato totale disponibilità da parte della società del Grumento, però fammi sottolineare un aspetto che dà merito a questa società. Allora, oggi sono partite le prime richieste di accredito per i colleghi della stampa. In giornata stessa è arrivata la risposta via email della conferma dell'accredito, cosa che non è avvenuta neanche a Taranto, Gravina, insomma. Devo riconoscerlo, io tutte le domande che ho fatto loro si sono messi a disposizione. Quando gli ho chiesto per la prevendita non sapevano di che cosa stavamo parlando e quindi siamo andati in difficoltà. Io gli ho detto, senti, ma io non posso quantificare quante persone poi vengono così, perché come faccio a dire partono 200, 201 non parte, cioè dove, non è che posso stare davanti alla porta.
comunque cercheremo di risolvere il problema lì, adesso quindi, organizzati, e vediamo di fare in modo e maniera di arrivare col numero giusto lì e non creare. Quindi voi, insomma, la tifoseria partirà domenica mattina senza biglietto, senza il biglietto si farà, e quindi non possiamo sapere quanti foggiani andranno a Val d'Agri domenica. No. Quindi potrebbero anche essere più di 200. Potrebbero essere anche più di 200. quindi è un'organizzazione un po' anomala di una trasferta. Sì, è un po' anomala, sì, però ti ripeto, siccome non c'è da riempire un settore ospiti, lì si sta nella zona alto, nella retina, attorno allo stadio, mi andare a ridere per non piangere. Andiamo a ridere, va. E quindi non è che dici tu vai a occupare le un posto. Le tifoserie saranno a contatto? No, perché là c'è il campo, attorno c'è una retina e poi c'è una tribuna, non c'è altro. Quindi voi starete insieme a loro, alla tribuna, insieme alla tifoseria, e noi staremo attorno al campo. Da quello che ho capito, attorno al campo non si arriva alla tribuna, perché la recinzione finisce da un lato e dall'altro e non è collegata a quella parte della tribuna, perché è una domanda che ho fatto anch'io. Terreno in erba sintetica? Terreno in erba sintetica, il campo è un po' più piccolo del solito, quindi secondo me sarà difficile forse giocare a 5, però vediamo, sarà una cosa che valuterà il mister, un po' più stretto rispetto al solito. Insomma, una trasferta un po' particolare. Una trasferta particolare da gestire sotto tutti i punti di vista. Io cerco di essere lì subito la mattina, di arrivare prima, proprio per organizzare al meglio l'afflusso dei tifosi, perché per quanto riguarda il tifo organizzato non ho grande problematica, nel senso che con loro il rapporto è diretto, so i numeri, so come partono, so quando arrivano, ci sentiamo spesso durante il viaggio, e chi ha intenzione di partire, tra virgolette, diciamo che deve avvisare a me per andare in trasferta. Sarà sicuramente una trasferta tranquilla, perché insomma non ci sono precedenti con questa società, quindi la società mi ha detto, poi eventualmente se sono 10-20 persone diamo qualche biglietto del nostro settore, li mandiamo di là, vediamo qualche accredito, vediamo di risolvere in qualche modo. Io non penso che arriveranno a 400 persone a Grumento, però è un rischio, perché non posso acquistare il biglietto prima, quindi i biglietti andremo a acquistare. L'itinerario è quello che si è fatto anche per andare a Francavilla in Sinni, e sappiamo insomma che strada ci aspetta, e anche questo è un motivo di preoccupazione per questa trasferta. Sì, è una trasferta scomoda, dal punto di vista logistico è scomoda, perché le strade sono quelle che sono, quindi arrivare lì comunque ci vogliono 2 ore e mezza, 3 ore, insomma dipende poi dalla sosta che fai, di un percorso non proprio comodo. Dell'andata non mi preoccupo, mi preoccupo del ritorno, nel senso che il viaggio non finisce mai se il risultato poi non è ottimale. Invece noi dobbiamo andare lì a fare la nostra parte, questa è una partita importante, perché poi ci deve preparare a queste... È la prima delle due trasferte, e la seconda è una trasferta con scontro diretto. A proposito di quello che dicevi, è importante portare via un risultato positivo da Val d'Agri, sperando in un passo falso del Bitonto. L'ideale sarebbe arrivare alla sosta prima di Sorrento, magari da primi in classifica. Si potrebbe, sei d'accordo se dico che se il Foggia dovesse conquistare la vetta domenica, si potrebbe lavorare questa settimana di pausa anche con un morale sicuramente migliore, e magari presentarsi poi a Sorrento nel migliore dei modi? Assolutamente sì, perché le vittorie fanno bene, le vittorie aiutano, le vittorie danno convinzione, danno entusiasmo, fanno venire il desiderio di non mollare mai la conquista del campionato. Però dire questo per noi che siamo, tra virgolette, anche parte della società, e voi che siete organi di informazione eccetera, siamo sempre in una piazza molto calda, molto, che poi si crea quell'aspettativa che quando non arriva diventa una delusione. Noi il messaggio che dobbiamo dare alla tifoseria è che queste 5 giornate hanno dimostrato che 4, 5, 1 punto, 2 punti si possono spostare in brevissimo tempo. Noi l'obiettivo è arrivare col Bitonto in modo tale che ci sia più punti vicini possibili, perché possa essere una partita determinante. Io non so che cosa accadrà domenica tra noi e il Grumentum e negli altri campi, però è importante che nel momento in cui, tra virgolette, una prestazione può essere una prestazione negativa, non deve più venir meno, secondo me, la fiducia, non deve più venir meno l'aspetto che deve essere una critica costruttiva. Questa squadra non è che non deve essere criticata, la prestazione negativa, come ho detto io dopo Casarano, dobbiamo dirlo, siamo rimasti delusi da questa prestazione, non ci è piaciuta questa prestazione, ma poi dobbiamo essere convinti di fare una grande prestazione con Nardò. Io ripeto, noi dobbiamo andare lì per fare la nostra vittoria, perché noi siamo il Foggia, dobbiamo andare lì per vincere, però a prescindere da tutto, da oggi allo scontro diretto col Bitonto, qualunque siano le conseguenze, restiamo uniti per fare in modo che questi punti siano sempre quelli che poi noi insieme alla squadra possiamo giocarcela col Bitonto. Sara, la
sconfitta di Casalano aveva creato un po' di malumore nell'ambiente, ne aveva risentito anche la compagine societaria, che comunque non ha mai mollato, ha sempre creduto nel lavoro dello staff tecnico ma anche dei ragazzi. Questi risultati che poi ieri hanno dato ragione al Foggia, in un certo senso hanno ripagato anche gli sforzi di questa compagine societaria che ci crede, che insomma ha promesso a questa piazza di tornare nel calcio che conta. Questa è una società che dal mio punto di vista è compatta, non è società distaccata dalla squadra e non è società distaccata da Foggia soprattutto, e non è distaccata dai tifosi. Io per quanto no, ne... non perché c'è il vicepresidente che insomma ti... no non per la parentela, però io per quel poco diciamo che ho potuto vedere, vista la mia giovane età, del Foggia, mi pare facile fare i complimenti a Felleca, a tutta la dirigenza, perché abbiamo una squadra compatta, dirigenza compatta, che sicuramente in altre piazze, in altre società, dopo un momento del genere, dopo il ritorno dalla sosta negativo, non sarebbe stato facile mantenere questa, diciamo, unità. Il Foggia non si è mai disintegrato, cioè la squadra è sempre stata appoggiata dal presidente, il presidente ogni volta ha dimostrato quanto lui sia vicino al tecnico e quanto tutto il progetto si è proiettato in un'unica direzione. Non ho mai sentito parole contrastanti, mai un diverbio, mai una polemica, mai una critica, tutto è sempre ruotato nella stessa direzione. E come diceva Domenico, noi tifosi sì, ci può stare che giudichiamo, perché noi non critichiamo, penso che sia un giudizio e ci sia dovuto da tifosi dire ok. Importante che sia costruttiva la critica. Benissimo, sia una critica costruttiva ma che porti a qualcosa, non avrebbe senso schierarsi dall'altra parte. E penso che nessuno, e dico nessuno in Serie D, abbia trovato l'appoggio che ha trovato il Foggia nei suoi tifosi. Foggia e i tifosi sono ancora qui in Serie D dopo l'ennesima delusione che abbiamo subito quest'estate. Certo. E ancora una volta ci stiamo credendo, sperando di poter raggiungere insieme questo obiettivo e festeggiare tutti insieme qualcosa che ci compete, ma soprattutto che ci spetta, perché noi siamo il Foggia e stiamo dimostrando di essere quel Foggia che per anni ha dato soddisfazioni a tutti. Intanto una nota di servizio per il nostro editore Biagio Porricelli, perché c'è l'amico Benito Rendinella, che salutiamo, che insomma consiglia per Valdagri di portarci un ponteggio mobile per poter fare la nostra radiocronaca, quindi dobbiamo portarcelo in trasferta, quindi ci vorrà ben altro che una macchina, per un'autovettura, per portare tutto questo materiale. Allora andiamo a concludere la puntata di questa sera, anzi abbiamo una telefonata in diretta, vediamo chi è dall'altra parte. Pronto? Pronto, buonasera, sono Tonino da Ivrea. Ehi, caro, buonasera, ben trovato. Allora, grazie, ti seguo sempre. Volevo fare una domanda a Domenico, volevo chiedere, ma fino a quando durerà questa cosa che i nostri tifosi non espongono più striscioni, non compaiono più con le bandiere? Stiamo arrivando nel centenario, insomma, mi sembra, tutte queste persone vestite di nero sembra che siano vestite a lutto, e che poi penso che alle autorità competenti non è che gli può interessare più di tanto di queste cose qui, cioè. Grazie, continua a seguire. Prego, ok, ciao. È complicata la risposta, nel senso che è una forma di protesta. Esatto. Qualcuno dice a che cosa serve. Non si fa una protesta perché per forza di cose devi ottenere un obiettivo, si fa una protesta per non far dimenticare. È una tifoseria che da Verona oggi è stata colpita duramente. È stato anche sequestrato un club, è stato chiuso un club, sequestrato del materiale. Quindi gli altri club, perché noi abbiamo due curve, all'interno di ogni curva ci sono, nella nord ci sono quattro club organizzati, nella sud ce ne sono più di una decina, anche se diciamo così numericamente non è importante, voglio dire sono un insieme di club. Uno di questi, dopo le vicende di Nocera, ha avuto la sua sede sequestrata e il materiale sequestrato.
la solidarietà tra i ragazzi ha portato a questa scelta: non esporre i loro vessilli, perché quello del materiale sequestrato non era più possibile esporlo, né tantomeno sostituirlo, perché non è possibile sostituirlo fin quando non ci saranno la causa del tribunale che stabilirà se è giusto o meno questo sequestro. Questo materiale non può essere più esposto, quindi noi siamo stati penalizzati in questo senso: non possiamo più esporre uno striscione che poi è uno striscione storico, che appartiene a queste curve da quando ero io uno della curva. Quindi questo striscione c'è sempre stato, questo materiale c'è sempre stato, e a oggi non è più possibile dimostrarlo. È stato un atto che adesso sarà un tribunale a decidere se è giusto o meno, e nel frattempo si è deciso questa protesta. Certamente questo col centenario non avrà nulla a che fare. Il centenario sarà un momento di festa, e quindi faremo modo in maniera che ci sia la festa allo stadio, ci siano anche gli striscioni, ci sarà tutto quello che sarà giusto che dovrà esserci allo stadio. In questo momento non manca comunque il calore, non manca comunque il supporto, manca un po' di colore, questo sì, ma è semplicemente una forma di protesta che io invito il tifoso comune, non dico ad accettare, ma dico semplicemente a capire le loro motivazioni. Questa è gente che per loro una sciarpa, una bandiera, un vessillo è un qualcosa di molto molto importante. Probabilmente nella gara con il Bitonto, magari, perché no, si potrebbe tornare a rivedere qualche striscione sulle curve e sugli spalti. Allora, abbiamo parlato di tutto, abbiamo toccato tutti gli argomenti della serata, direi che possiamo salutare chi ci ha seguito questa sera. Io devo prima di tutto salutare e ringraziare chi è stato con noi, da Andrea Cadili, difensore del Calcio Foggia, che ci ha lasciati un po' in anticipo. Devo ringraziare e salutare Sara Eronia, buonasera. Grazie a te per l'invito, Tiziano, è sempre un piacere. Grazie a te per la tua partecipazione questa sera a Day After, così come ringrazio il mio amico di Ventura, che è Domenico Cataneo, che è con me tutti i lunedì sera. Grazie Domenico. Grazie a te Tiziano, grazie a tutti. Fammi ringraziare anche Biagio Porricelli e Tommaso Valente in regia, e poi stasera devo anche ringraziare il grafico di questa trasmissione, altrimenti rischio di non avere più le grafiche, che Antonio Richiello, altrimenti non avremo più grafiche in questa trasmissione, a parte gli scherzi, meritava insomma anche lui il saluto. Ringrazio il Teatro Conart, il presidente Antonio Nunziante. Continuate a seguire Mitico Channel, noi vi diamo appuntamento a lunedì prossimo, parleremo di Grumentum Foggia, speriamo lunedì prossimo di essere qui sul palco del Teatro Conart da primi in classifica. Ce lo auguriamo davvero tutti, e magari potrebbe essere anche l'inizio di un proseguo di campionato ricco di soddisfazioni. Allora, grazie a tutti, buona settimana a tutti, e naturalmente Forza Foggia. Sempre.